Buongiorno e benvenuto a dottor Mimmo De Carolis, buongiorno vice capo di gabinetto, mi scuso, della questura di Teramo, Polizia di Stato, una figura che Buongiorno a voi tutti e agli ascoltatori tutti, ovviamente. conosciamo bene come volto, che è veramente un punto di riferimento prezioso per noi e della stampa in polizia, però sicuramente anche nell'organizzazione di tanti servizi che si muovono dietro le quinte della questura, che non sono tanto visibili come apparato, ma che poi hanno dei risultati concreti. Di recente è molto intensa l'attività di prevenzione, non c'è soltanto quello che vediamo, arresti, indagini, volanti che controllano il territorio, personale sulle strade, c'è anche una grande attività di prevenzione dietro che si fa anche programmandolo a tavoli comuni di intervento sociale soprattutto, perché è importante, prima che arrivare a dover trovarsi di fronte alla commissione di un reato, cercare di prevenirlo, ma l'attenzione che voi rivolgete di recente è appunto la novità di questi giorni e questa app che vuole entrare anche come intanto terminologia, ma anche e soprattutto come strumento, soprattutto tra i giovani, è questa YouPol, un'app che la Polizia di Stato ha messo in distribuzione attraverso i soliti canali dei distributori di app sui telefonini e su internet per cercare di entrare nel problema del cyberbullismo e anche della droga. Intanto ci spieghi di che cosa si tratta come app. Allora, come molto correttamente ha già evidenziato, lo sforzo della Polizia di Stato in genere, e quindi chiaramente nello specifico io parlo della Questura di Teramo, è proprio quello di costruire una vicinanza soprattutto con i ragazzi, le nuove generazioni, per dare ma un maggior senso civico al loro profilo e al loro agire. In questo quadro si inseriscono i molti incontri che noi facciamo con le scuole, in autonomia come Polizia di Stato, con le altre forze di polizia e con la Prefettura. Lo facciamo sia nella funzione di prevenzione, che purtroppo in alcuni casi anche per i controlli antidroga nei pressi degli istituti, come ci viene sovente richiesto dai dirigenti scolastici. Però nell'ambito della prevenzione si inserisce questa nuova app che si chiama YouPol, che costituisce un momento di estrema vicinanza tra i più giovani, ma non necessariamente ovviamente i più giovani, perché è un'app aperta a tutti, e la Polizia di Stato, che consente l'invio, dopo essere stata scaricata da Apple Store o Play Store, secondo quello che insomma i ragazzi oggi fanno con estrema velocità e conoscenza, ci danno la possibilità di ricevere direttamente in sala operativa le segnalazioni, che possono essere anonime oppure con l'indicazione da chi provengono, di situazioni legate al bullismo e allo spaccio delle sostanze stupefacenti. È possibile, e quindi scaricando questa app e inviando il messaggio, unire anche una fotografia, come è possibile fare attraverso un evidenziatore in rosso, una chiamata direttamente alla sala operativa della Questura. C'è la georeferenziazione, per cui siamo in grado di sapere subito, indipendentemente da quello che il ragazzo ci manda come segnale, come segnalazione, appunto, siamo in grado di individuare con estrema precisione dove si trova il ragazzo che ha inviato la segnalazione, e quindi ci consente di poter intervenire per questi due fenomeni che sono obiettivamente, io non dico preoccupanti, ma certamente da non sottovalutare. Lei so che non è un amante dei numeri e delle statistiche relativamente al fatto che comunque possono dare l'idea, i numeri, della portata di un fenomeno, ma non sicuramente evitare che ci se ne occupi anche se fosse soltanto un solo caso. Però quanti sono i numeri legati a questa app rispetto ai download? Sono significativi perché danno anche un conto della sensazione di quanto è sensibile l'interfaccia, cioè
cioè l'utenza, rispetto a questa iniziativa della Polizia di Stato. Fino ad oggi i download sono stati più di 118.000, cioè le persone che hanno installato, scaricato da Apple Store, lo ricordiamo, da Play Store, l'app sui telefonini, a seconda che siano tecnologia Mac o iOS o Android, e le segnalazioni per casi di bullismo, leggo dal sito della Polizia di Stato della Questura di Teramo, sono state 1.152, quelle per uso di sostanze stupefacenti 2.132, per un totale di circa 3.283 segnalazioni giunte in Questura attraverso l'uso di questa app specifica. E allora la domanda è, come giustamente accennava poco fa, il fenomeno non ci preoccupa, però non possiamo dire che anche l'Abruzzo e il Teramano sia esente o un'isola felice rispetto anche ad esempio al cyberbullismo, perché ne sentiamo parlare molto in televisione, in giro, però poi concretamente voi avete casi, avete sentore che questo fenomeno è diffuso anche nella nostra provincia. Allora, il fenomeno è chiaramente diffuso ormai in tutta l'Italia. La storia dell'isola felice non esiste più, ma questo sotto nessun profilo, nemmeno sotto il profilo della criminalità ordinaria. Il problema del cyberbullismo, nello specifico, è un problema molto particolare, perché sono le condizioni stesse del cyberbullismo che sono differenti rispetto al bullismo normale, perché possono essere esercitate da soggetti che sono normalmente nascosti dietro la rete, nei confronti di ragazzi e ragazzini che poi a loro volta non conoscono i rischi della rete. Però il problema del bullismo è un problema che noi possiamo riscontrare alla fin fine tutti i giorni, non dipende dalle forme di bullismo, cioè siamo ancora in grado e siamo ancora in un momento in cui si può intervenire e quindi si possono evitare le forme estreme, oppure non abbiamo questa possibilità. E questo è lo sforzo che tutti dobbiamo fare, che facciamo noi, che dovrebbero e che senz'altro io credo, sono certo, faranno gli insegnanti, ma anche quello che i genitori devono cercare di fare quotidianamente nella vita appunto di tutti i giorni, cioè una maggiore osservazione del bambino, di come si comporta, di quali sono le reazioni, vuole andare a scuola, non vuole andare a scuola, sta sempre chiuso dentro casa, per il cyberbullismo, l'uso eccessivo dei telefonini, l'uso eccessivo del computer, il fatto che il genitore entra in stanza e il bambino tende a chiudere, il ragazzino tende a chiudere subito il computer, lo stare molto tempo al telefono, cioè ci sono degli indicatori che devono essere valutati in sede familiare, in sede scolastica, in sede di società civile. Ognuno deve fare però la sua parte. Ricordiamo che questa app non è indirizzata, lo è specificamente in particolare ai giovani, intanto per la familiarità e la dimestichezza che hanno con l'utilizzo ormai di queste tecnologie, ma anche e soprattutto ai genitori, appunto, per riallacciarmi a questo ragionamento, perché è possibile anche attraverso qualche racconto, qualche scucitura, qualche piccolo dettaglio che possono carpire ai figli, poter indirizzare e anche mandare loro attraverso questa app che garantisce appunto anche l'anonimato, perché spesso e volentieri c'è anche questo problema, certo, della difficoltà di poter segnalare le cose per paura di eventuali ritorsioni ed essere coinvolti in altre situazioni, di poter segnalare questo tipo di intervento. Però è vero anche che non è soltanto il meccanismo, lo strumento cyber che porta il bullismo a serpeggiare tra i giovani, ci sono anche casi come quello di recente anche a Giulianova, in un istituto superiore, dove la conseguenza di atti di bullismo ha portato poi al fatto di cronaca con l'accoltellamento tra due studenti. È un fenomeno che però voi tenete sempre sotto controllo, monitorandolo anche attraverso altri canali che sono quelli dell'attività investigativa. Certo. Noi siamo alla vigilia però anche di un anniversario purtroppo doloroso, quello di un episodio di femminicidio e della morte dell'assassinio della dottoressa Esther Parqualoni nel cortile dell'ospedale di Sant'Omero. E a proposito di prevenzione, su questo voi anche in questo caso avete fatto grande attività di promozione presso l'utenza
e i cittadini sul territorio con l'iniziativa Polizia Vicina alle Donne. Questo camper rosa che ha girato un po' tutta la provincia, che comunque ha dato intanto dei risultati importanti per quanto riguarda la sensibilità dell'utenza, cioè sono stati tantissimi cittadini che si sono rivolti a voi per capire di cosa si trattava. Ecco, questo è un altro aspetto, il problema della violenza di genere, violenza alle donne, che è quella diciamo più diffusa, ma non dimentichiamoci che ci sono anche episodi diversi, episodi comunque inversi, e noi abbiamo avuto dei casi di ammonimento che hanno riguardato ad esempio delle donne che tra virgolette stalkerizzavano gli ex fidanzati o gli ex mariti, quindi il fenomeno è molto più diffuso di quello che possa apparire così ad una lettura sommaria. Intanto un dato statistico evidenziato anche dal questore in occasione della ricorrenza dell'anniversario della fondazione della Polizia di Stato è che noi l'anno scorso abbiamo avuto l'80% dei casi in più di ammonimento, e questo è un dato assolutamente importante e rilevante. È vero anche che alcuni poi sfruttano per questioni anche di separazione eccetera, questi aspetti li esasperano eccetera, però il dato ovviamente, il dato obiettivo è quello che è, per cui ci stiamo muovendo con una concezione sempre più moderna dell'attività di polizia, cioè con intanto una valutazione del momento di prevenzione che deve addirittura, e questo è un mio giudizio, ma superare quello della repressione. Una buona prevenzione ci riduce la repressione, una buona prevenzione ci riduce gli arresti, ci riduce le denunce e ci riduce dei dati statistici, però come esattamente ha detto lei, su cui io non mi fermerei troppo, perché il dato statistico deve essere valutato nell'ambito di tutta una serie di altri dati, di altre valutazioni che non possono essere solamente quelle numeriche. Abbiamo avuto una richiesta molto forte anche dalle amministrazioni comunali, anche dai sindaci, per la presenza del quello che noi chiamiamo il camper rosa, cioè dove c'è una piccola equipe, perché chiaramente noi siamo una questura non di grandi dimensioni che deve riuscire a conciliare questi aspetti sociali con quelli ordinari dell'attività burocratica, dell'ordine pubblico, dell'attività di polizia giudiziaria, ma questa piccola equipe con il medico della Polizia di Stato, con referenti che si occupano quotidianamente di violenza, di prevenzione in questo settore, si sposta in provincia, e abbiamo avuto la sensibilità di alcuni assessori che si sono sforzati anche di richiamare la presenza di persone nelle varie piazze in cui siamo stati, e è un modo per avvicinare, per dare delle informazioni, per far capire che chi ha bisogno non deve avere né paura né vergogna di esporsi, e quindi la vicinanza che noi mostriamo andando in giro per le cittadine della provincia è un mezzo per cercare di dire: se avete bisogno siamo a vostra disposizione. Questo è. Immagino che io le faccia la domanda sul senso di sicurezza che potrebbe riguardare il territorio e i cittadini della provincia di Teramo, e lei da rappresentante delle forze dell'ordine potrebbe sicuramente, anche per motivi di non allarmare la popolazione, rispondermi sicuramente in maniera positiva, ma in realtà la sicurezza, il teramano, i cittadini della provincia di Teramo possono star sicuri, di sentirsi sicuri? Allora, voglio semplicemente richiamare la distinzione tra sicurezza reale e sicurezza percepita, perché noi abbiamo, ma non è un problema ovviamente di Teramo, della provincia di Teramo, è un problema generale, un senso di insicurezza molto elevato rispetto ai dati obiettivi della commissione di reati. Quindi abbiamo gente molto spaventata, però dall'altra parte abbiamo, e parliamo della provincia di Teramo, ad esempio, i furti che sono stabili, le rapine che sono in diminuzione, noi abbiamo dei picchi che sono quelli soprattutto delle truffe normali, truffe informatiche, che sono poi anche collegate al particolare momento storico, perché quando c'è una crisi economica chiaramente aumentano tra le altre cose anche le truffe, cioè gli espedienti per raggiungere il possesso di denaro. Questa insicurezza che noi cerchiamo di combattere
promuovere anche dando appunto questo appoggio, andando nelle scuole, andando nei comitati di quartiere. È una cosa che deve essere però chiaramente valutata e superata dal cittadino, perché intanto dobbiamo partire dal presupposto che la sicurezza ormai oggi è una sicurezza partecipata, è una sicurezza integrata. Della sicurezza si devono occupare le istituzioni, ma si deve occupare anche il cittadino, cioè ognuno deve fare la sua parte in questo sistema. Certamente in provincia di Teramo non si vive male, cioè non ci sono picchi di criminalità tale da farci vivere situazioni problematiche, pur essendo presenti naturalmente un po' tutti i tipi di reati. Ovviamente c'è l'attività criminale, che poi quella non interferisce direttamente con la vita quotidiana del cittadino, che però sono dei fenomeni che voi avete comunque sotto controllo e costante monitoraggio. Ha parlato però di sicurezza partecipata, un nuovo concetto, un nuovo modello che anche il questore Enrico De Simone di recente, proprio in occasione della celebrazione della fondazione, della festa della fondazione della Polizia di Stato, ha ricordato essere un nuovo modello al quale tutti devono contribuire. Questo non significa che la Polizia di Stato tireremo in barca e si arrende rispetto alle difficoltà di prevenzione sul territorio, bensì cerca la possibilità di lavorare a 360 gradi, e sotto questo aspetto è importante l'invito che è stato fatto alle amministrazioni comunali. Voi della Questura di Teramo però da tempo avete avviato rapporti con i primi cittadini, ci sono alcuni che sono stati molto sensibili e hanno lavorato nel senso ad esempio di installare impianti di videosorveglianza che sono oggi, non dico la nuova frontiera, ma forse anche l'uovo di Colombo, che ti danno la possibilità di risalire alla soluzione, intanto sulla prevenzione e poi anche alla repressione di reati. Qual è il punto della situazione in questo momento? Allora, diciamo che noi ci siamo sentiti in dovere di promuovere queste nuove forme di partecipazione da parte anche degli enti e quindi dei comuni e delle polizie municipali, perché anche quella è una risorsa importantissima, la polizia municipale, non sempre valutata adeguatamente, non sempre vissuta dagli operatori di polizia municipale con quella spinta e quell'entusiasmo che sarebbe necessario, ma nemmeno sempre valutata dalle amministrazioni comunali e dai vertici delle amministrazioni comunali, che non capiscono che ad esempio è meglio assumere un agente di polizia municipale in più e fare qualche altro tipo di risparmio, perché sono investimenti che vanno sulla sicurezza e quindi non danno l'immediato riscontro, però danno un frutto che va avanti nei tempi. In questo sforzo ci siamo mossi noi, come del resto si è mossa anche ovviamente la prefettura in un quadro più ampio, nello spingere verso l'installazione di impianti di videosorveglianza. Ma questo lo possiamo constatare anche ascoltando un telegiornale: scompare una persona, c'è un omicidio, la prima cosa che noi sentiamo dire è adesso verranno visionate le immagini e quello è un elemento essenziale per noi, l'impianto di videosorveglianza. Noi abbiamo dei comuni assolutamente, veramente si sono dati da fare, hanno impiantato, peraltro ci sono anche dei contributi a livello europeo, quindi ci sono anche delle agevolazioni economiche in un momento che certamente non è dei più ricchi per le amministrazioni comunali, come un po' per tutti gli enti e le istituzioni. Però hanno fatto uno sforzo più che encomiabile, sia perché l'impianto di videosorveglianza è utile di per sé, sia nei collegamenti, perché non ci dimentichiamo che gli impianti di videosorveglianza dovrebbero essere tutti collegati con la questura. In questo sforzo, ad esempio, non tutte le amministrazioni comunali noi stiamo sempre a sollecitare questa collaborazione anche da questo punto di vista, per cui siamo collegati con alcuni impianti di videosorveglianza urbana di cittadine della provincia di Teramo, altri stanno ancora un pochettino in ritardo, ma io sono sicuro che alla fine, attraverso naturalmente quelli che poi sono degli adattamenti tecnici, perché c'è anche da dire quello,
si possa arrivare ad una integrazione totale. Sono 47 comuni in provincia di Teramo, 47 comuni è bene che si dotino di impianti di videosorveglianza, che non è un problema solamente di Silvi, Roseto, Pineto, Tortoreto, Albadriatica e Teramo, c'è un impianto di videosorveglianza ottimo anche a Tossicia, cioè ci sono paesi che hanno capito, l'area del Vomano, sono paesi che hanno capito che è un investimento importante. E naturalmente è un freno per la delinquenza, perché comunque sia il delinquente, tranne quello d'impeto, va prima a vedere dove andrà a operare, e quindi se c'è la telecamera probabilmente, per non dire sicuramente, non opererà in quel senso. Cambierà sicuramente i piani. Si parlava appunto di sicurezza integrata o meno nell'intervento del questore e ha citato il cosiddetto DASPO urbano. Voi che ne pensate? È uno strumento che però è ancora poco conosciuto nel potere dei sindaci. Allora, è uno strumento importante, intanto perché il cosiddetto decreto Minniti ridisegna un po' il problema della sicurezza, facendola passare attraverso anche la riqualificazione urbana, il decoro urbano, la riqualificazione sociale. Cioè la sicurezza non è più un problema, e non è un problema solamente del delinquente e della vittima, è un problema sociale. Un problema sociale che trova soprattutto per alcuni tipi di reato spazio nel, tra virgolette, aree degradate urbane. Però che cosa succede? Che sulla base di questo presupposto e sulla base di alcune importanti innovazioni che sono state fatte col decreto Minniti, occorre una presa di posizione da parte dei sindaci, perché il cosiddetto DASPO urbano o l'altra parte, la parte antecedente che viene qualificata come mini DASPO, cioè l'allontanamento di un soggetto da una determinata area urbana perché è fastidioso, e parliamo dell'ubriaco, parliamo del, insomma, di soggetti che sono quelli che poi il cittadino avverte, quello che chiede l'elemosina con petulanza, il cittadino avverte poi un senso di fastidio, è quello poi che colpisce il cittadino, spesso ancor più della grossa indagine di droga, che potrebbe, non avendo figlio, non assumendo droga, non avere una grossa rilevanza emotiva. Però i sindaci devono stabilire con ordinanza, devono stabilire nel regolamento urbano quali sono determinate aree, mettere in moto un meccanismo che consente alle forze dell'ordine di intervenire e quindi di allontanare questo soggetto, che può essere passibile anche di una multa, quindi anche di un fattore economico, ma comunque viene allontanato da un certo sito urbano per 48 ore dietro questo provvedimento originario del sindaco, che poi a sua volta consente al questore, nel caso di ripetitività, addirittura di applicare quello che poi viene definito il DASPO urbano, cioè il divieto poi di avvicinamento, cioè di tornare un po' quello che è stato mutuato dal DASPO degli impianti sportivi, cioè la impossibilità per quel soggetto di tornare nel luogo dove si è creata una situazione di fastidio. Però ci vuole una presa di posizione ferma e una volontà precisa dei sindaci, che a livello italiano sta crescendo, però avrebbe dovuto essere sposata forse con più entusiasmo, con più entusiasmo e disponibilità, perché forse probabilmente quando c'è più di mezzo poi la politica, la complicazione di questo ragionamento rispetto all'aspetto invece tecnico potrebbe superare. Però si tratta anche quello di gestione del decoro e della sicurezza. I comuni hanno gli uffici legali, hanno strutture amministrative in grado di poter, e bisogna fare una scelta, e come sempre la scelta non è mai indolore, però bisogna avere anche il coraggio di farle. Noi vediamo una sollecitazione da parte di un telespettatore, se possiamo leggere dalla regia, grazie. Ma con l'app non è possibile comunicare altri tipi di reato, tipo aggressioni in casa o rapine o altro? Grazie da Carlo. Allora, diciamo che nell'app chiaramente qualsiasi cosiddetta notizia di reato per noi è importante e comporta un obbligo di perseguirla e di accertare. L'app non è che non consente l'inserimento di altri tipi di reato, diciamo che l'app è stata studiata per i ragazzi, perché i ragazzi vivono costantemente con computer e telefonini, e questa app consente,
scaricandolo sul telefonino al ragazzino che si trova alla villa comunale, faccio l'ipotesi, e viene diviene oggetto di offese, di pressioni psicologiche, per non dire di violenze vere e proprie, col telefonino di fare questa segnalazione e quindi di consentirci di intervenire subito. Quindi l'app non è limitativa e è stata creata soprattutto con questa funzione, però chiaramente uno può inserire quello che vuole. Però voglio dire, un adulto normalmente ricorre al 113, ricorre ad altri tipi di segnalazioni. Se preferisce farla in questi termini, tenendo presente che altri tipi di reati poi, e soprattutto da parte di persone adulte, a noi serve anche un riscontro spesso immediato, per non cadere poi nel tipo c'è una rapina a via, non lo so, a Viale Crispi, magari una segnalazione mandata tra parentesi anche da un complice, e poi noi andiamo a Viale Crispi e quelli vanno a fare la rapina a via Cona. Cioè, io invito gli adulti a servirsi di quello che poi sono gli ordinari canali di emergenza, che sono il 113 o il 112 per quanto riguarda i carabinieri. Questa è un avvicinamento dei minori alla polizia, e con cui insomma i ragazzi crescono spesso, no, con i bambini, con fai il buono, se no chiami il poliziotto. Abbiamo dovuto combattere negli anni anche contro queste impostazioni, però ognuno può scegliere poi di segnalare come vuole. Bene, io ringrazio il dottor De Carolis, sono sempre chiacchierate che ci illuminano, tra virgolette, su situazioni che dovrebbero far parte del nostro bagaglio culturale, quello di poter partecipare, lo abbiamo detto in tante salse, in tanti modi, a contribuire a che poter vivere in una provincia tranquilla. Ognuno di noi con il proprio contributo può lavorare a questo. Grazie anche, insomma, per l'impegno che quotidianamente mettete con i vostri uomini sul territorio. Io, se mi consente, ringrazio voi per aver dato alla Questura questo spazio, perché la vostra trasmissione è molto seguita e quindi ci dà la possibilità di pubblicizzarla ancora di più. Ma voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli organi di informazione che ci stanno dando una mano nella diffusione di questa app, perché a noi serve stare vicino ai ragazzi, controllarli e seguirli. Questo è un elemento essenziale se vogliamo una società futura migliore. Ecco, appunto, è un elemento di infondere questa cultura di cui parlavamo fin da un'età giovanile. Sicurezza partecipata è la sicurezza di tutti e per tutti. Chiudiamo con l'ultima sollecitazione che ci arriva da un lettore: in caso di aggressioni, l'utilizzo dell'app risolverebbe il problema di non farsi ascoltare mentre si chiama il 113. Ancora una per noi va benissimo, ripeto, non c'è nessun tipo di esclusione. L'app è nata per una maggiore vicinanza dei bambini, dei ragazzini alla polizia, ma è un mezzo di segnalazione come tutti gli altri. Noi cercheremo con il massimo dell'impegno e della professionalità di portare a termine qualsiasi segnalazione ci dovesse pervenire. Grazie, grazie ancora a De Carolis. La telecamera di Piazzetta del Sole è in funzione, arrivano ancora in continuazione. La situazione riguardava appunto il collegamento che ci potesse essere tra le telecamere della città e la sala operativa. Però qui apriamo una ferita. Vabbè, diciamo che siamo in working progress, come si suol dire, e quindi ci auguriamo che anche Teramo, insomma, possa al più presto raggiungere gli standard che abbiamo già con alcune città della provincia. Insomma, che si possa ottimizzare questo rapporto e questo collegamento, perché, come ho detto, è fondamentale. Certamente. Vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle 14 alle 19, le due edizioni del nostro J News. Nel frattempo, buon proseguimento di mattinata con i nostri programmi. Buona giornata.